Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parliamo di fondine, visto che è una domanda ricorrente che mi fate chi viene in negozio o comunque anche su Instagram e sui nostri social, a cui vi invito di iscrivervi e trovate tutto linkato in descrizione come al solito, ovvero fondine. Che fondina prendo? Red, la prendo morbida, la prendo rigida? Red, la prendo con attacco cintura o la prendo attacco cosciale? Come faccio? Non so cosa fare, aiuto! Ecco che arrivo io a salvarvi la culatta. Ci piace la culatta? Può funzionare? Ci piace? Ok, perfetto. Detto ciò, direi che possiamo anche partire, come però al solito prima sigla. Partiamo con le fondine. Facciamo una prima distinzione importantissima tra i vari tipi di fondine. Come potrete notare, questa fondina è fatta in plastica, questa fondina è fatta in tessuto o cordura, nel senso che è comunque fatta morbida, ok? Morbidina. Quindi qual è la differenza sostanziale tra queste due? Le fondine, ovviamente morbide, sono nella maggior parte dei casi universali, quindi potete metterci dentro un po' quello che vi pare, e soprattutto tendono ad essere leggermente più economiche rispetto a quelle rigide. Questa cosa prendete da quelle pinze perché non è sempre vero. La differenza sostanziale ovviamente è che questa è fatta in plastica, polimero duro, mentre questa qui è fatta in tessuto. A sua volta la differenza sostanziale tra questi due modelli come funzioni è che la fondina in tessuto normalmente universale, quindi potete metterci dentro indicativamente quasi tutte le pistole, fatta eccezione per quei modelli molto particolari come una Desert Eagle o una Luger, per dire, che forse ci sta comunque dentro. Può essere regolata relativamente molto a seconda del modello, quindi si può andare ad allargare il tipo di aggancio, ci si può mettere normalmente il caricatore di fianco come in questo modello, e sono abbastanza economiche. Questa che ho in mano invece, per esempio, è una fondina rigida universale. Cosa vuol dire universale? Che tendenzialmente può essere regolata e ci si può andare a mettere dentro vari tipi di pistola. Visto che però queste sono un pochino più complicate, terminiamo il discorso su quelle in tessuto, vi dico i vantaggi e poi dopo parliamo di quelle rigide che hanno un pochino più di sfaccettature. Qui abbiamo una fondina morbida, quindi in cordura. Qual è il vantaggio di avere una fondina in cordura? Beh, come detto, tendenzialmente ci si può mettere dentro qualunque tipo di pistola. Qui terminano i vantaggi, perché normalmente questo tipo di fondine tende ad essere meno affidabile rispetto a quelle rigide. Perché? Perché ovviamente la pistola sarà bloccata solamente, nella maggior parte dei casi, da un laccetto di ritenzione. Normalmente è di questo tipo, quindi con l'aggancio, può essere anche col velcro. Ovviamente la pistola non è fissa dentro, ma è semplicemente abbracciata dalla cordura, e questo non sempre dà la possibilità di essere sicuri al 100%. E un altro vantaggio è che ovviamente molto spesso ci si cuce addosso dei portacaricatori, quindi avete il vantaggio di avere una fondina dove c'è tutto lì. Allo stesso tempo, normalmente la mano con cui pugnate la pistola è la stessa dove la indossate, quindi nel mio caso sulla destra, quindi estrarre un caricatore da destra è molto più scomodo che estrarlo da sinistra, quindi è una feature in più, ma... Il vantaggio è che sono regolabili, normalmente ci sono molte pistole particolari che difficilmente possono essere messe all'interno di fondine rigide, come per esempio i revolver, che soprattutto nel soft air trovare una fondina rigida per i revolver è sempre un pochino complicato, soprattutto che si adatti bene adesso, quindi queste salvano veramente la vita. Hanno il vantaggio che hanno poi dopo la possibilità di essere attaccate sia al molle normalmente che alla cintura, e le trovate in tutte le salse, sia cosciali, quindi che si attaccano direttamente alla coscia, sia da cintura. Insomma, le fondine morbide come questa qua, quindi in cordura, vanno bene se avete delle pistole particolari, se magari avete paura di andare a rovinare un determinato tipo di engraving fatto sulla pistola, quindi magari è stato fatto un custom, è stata addobbata, colorata, modificata, fatte delle incisioni e non volete andare a rovinare con una fondina in plastica, ovviamente più dura. Quindi un'opzione valida sono questo tipo qua. Passiamo adesso invece a quello che io consiglio, soprattutto se volete essere veloci, pratici, se avete una pistola abbastanza normale, Glock, Beretta, in realtà le fondine rigide ormai si trovano per tutto, e avete voglia di qualcosa di ben funzionante. Le fondine rigide. Tutto il preambolo di prima ci porta qui. Come detto, questa è una fondina universale rigida. Cosa vuol dire? Una fondina universale rigida è molto semplicemente una fondina universale, perché permette di metterci all'interno la grandissima maggioranza di pistole in commercio, senza dover prendere quindi una fondina apposta per ogni pistola. Questa che ho in mano, per esempio, è una fondina non universale per Glock, il che vuol dire che ci entreranno la maggior parte dei modelli Glock, fatta eccezione per tutta una serie di modelli, mettiamola in questi termini, perché poi dipende quanto Glock sono quelle Glock. Per esempio una Glock 42, che è molto piccola, qui dentro ovviamente non ci entra, quindi è per le Glock 17, 18, 19, 45 e lì
terminiamo. Questa però monta ovviamente solamente Glock, mentre questa qui per esempio può portare al proprio interno, ospitare all'interno di questo piacevole involucro sia una Glock come una Beretta per esempio. Questi sono modelli economici. Il modello che io consiglio, che sto vendendo veramente tantissimo, un sacco di ragazzi sia che devono cominciare sia che giocano da un po', è questa fondina qua. Questa qui è una fondina Amomax universale, cioè ovviamente da destra, quindi da destri e da mancini anche. Questa è spettacolare perché, a differenza della stragrande maggioranza delle fondine rigide, permette di mettere al suo interno vari tipi di pistola, un pochino di più rispetto a quelle normali, e soprattutto la pistola all'interno non si muove, perché è un problema tipico che c'è quando noi andiamo a utilizzare queste fondine universali, è che, dovendo adattarsi a più modelli, una volta che noi infiliamo dentro la fondina, la pistola si muove e dà fastidio, perché è una fondina realistica, ovviamente la deve tenere ferma, non potete andare in giro che sembrate una maracas, perché già avete i pallini che un po' fanno rumore, se poi avete anche la fondina che nico fa schifo, e soprattutto non mi dà molta sicurezza girare con una pistola da 200-250 euro che sembra che si sia per staccare da un momento all'altro. Questa fondina qui è fenomenale, soprattutto perché, avendo il tipo di attacco simile alle SITAC, anzi è proprio uguale, permette poi di mettere al suo interno e di andare a sostituire questo tipo di attacco, che come potete vedere è per la cintura, quindi io lo vado a inserire nel lato della cintura, con altri tipi di attacchi, come per esempio questo qui, che permette di andare ad attaccare la fondina al tattico per mettere, come adorate fare, la fondina e la pistola ovviamente attaccate sul petto. Può essere anche messa sul lato del tattico, insomma tante robe. C'è un attacco per esempio da cintura che si può andare a mettere, e poi dopo a breve tornerà anche il mio preferito, che è quello semicosciale, che trovo essere il migliore. Probabilmente lo troverete già linkato in descrizione quando uscirà il video. In conclusione, le fondine rigide sono nettamente superiori rispetto a quelle morbide per tanti motivi. Le fondine morbide sono utili per non andare a graffiare la pistola, ovviamente non andare a rovinare gli engravings, e soprattutto se avete pistole molto molto complicate come i revolver o altri tipi e non trovate una fondina comoda. Le fondine rigide invece sono perfette per essere veloci, estrarre velocemente e andare a modificare, rendere la pistola funzionale ai vostri bisogni. Quindi ovviamente alla fine della folla consigliamo le rigide. Come sempre trovate tutti i link in descrizione, se avete domande, dubbi, perplessità ci sono i commenti e sono pronto a rispondervi. In descrizione trovate anche il nostro Instagram, veniteci a seguire perché pubblichiamo tanti contenuti e tante informazioni interessanti. Qui da Red come al solito è tutto, noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo incredibile video. Stay hungry!